Buongiorno ragazzi, benvenuti. Questa è una lettura per il segno dei pesci per il mese di novembre. È una lettura generica, quindi potrebbe non risuonare con tutti, ma in questo caso potete guardare le letture di ascendente oppure luna. Se volete invece una lettura privata o una sessione di coaching, inviatemi un'email a vocedagliangeli@gmail.com. Karma, karma, karma. Qui ragazzi si tratta di un qualcosa di karmico sul quale state lavorando e a quanto pare state lavorando proprio duramente. In questo momento state veramente mettendo in discussione tante cose, state cercando di analizzare voi stessi, di andare in profondità, forse avete evitato per tanto tempo di scavare dentro di voi e vedere delle cose che non volevate vedere perché vi fanno male, ma sembra invece arrivato il momento di farlo e di tirare fuori tutto. Dunque, l'energia generale è quella del mondo rovesciato, quindi avete in questo periodo la sensazione di non riuscire mai ad arrivare al dunque, di non riuscire mai a concludere quello che volete, non raggiungere l'obiettivo. C'è sempre qualcosa che rimane in sospeso, qualcosa che vi manca e che vi lascia insoddisfatti, un ciclo da chiudere. E l'universo vi sta veramente spingendo ad elaborare questa energia. Questa è la vostra colonna, questa è la colonna del vostro partner. A volte le colonne si invertono, quindi qualcuno di voi può rivedere se stesso qui e l'altro da questo lato, ovvero la lettura può corrispondere all'opposto di quello che io vi dico. Come intanto voi vedete l'altra persona come un 6 di coppe, quindi c'è un fortissimo legame energetico, un fortissimo legame emotivo. Questo vale sia per le persone che riconoscono nell'altro una delle proprie anime gemelle, sia per quelle persone che invece, pur vedendo una persona completamente diversa caratterialmente oppure completamente diversa dal proprio partner ideale, nonostante questo, sono fortemente legate a questa persona come se ci fosse un legame a livello più profondo. E infatti anche l'altra persona presenta una carta che indica il legame karmico e questo qualcosa da sciogliere. Intanto l'altra persona come vi vede invece come un cavaliere di denari rovesciato. Sembra che vi vede bloccati perché in questo momento voi non mostrate l'intenzione di investire, non mostrate un interesse ad andare avanti, non volete sforzarvi per la relazione, ma sembrate un po' fermi, un po' bloccati, energeticamente stanchi. Sfiduciati, non ve la sentite di impegnarvi in un qualcosa che finora non vi ha portato i risultati che volevate. Infatti, quello che provate per l'altra persona è il diavolo rovesciato, cioè sì, siete legati, ma fino a un certo punto potete subire meccanismi che non vi piacciono, sia che siano dell'altra persona, sia che siano vostri, ma ricordatevi che i meccanismi disfunzionali sono sempre complementari, i vostri con quelli del vostro partner, altrimenti non sareste partner, ma stareste con qualcun altro. Quindi ecco che quando ci sono forme di dipendenza emotiva e c'è questa incapacità, per esempio, a cambiare le cose per paura di perdere l'altra persona, si crea una codipendenza. In realtà voi state uscendo da questa codipendenza, state proprio analizzando i vostri bisogni, avete capito che dovete tirare fuori la grinta, tirare fuori la voce, dire chiaramente quello di cui avete bisogno, esprimere i vostri sentimenti, le vostre emozioni e non avete intenzione di agire finché questo non sarà risolto e appianato, fino a quando l'altra persona non capirà quello che volete. La carta della temperanza invece dice che l'altro ha Al momento ha pazienza l'altra persona, riconosce l'importanza del legame e ha pazienza e fiducia nel fatto che con il tempo le cose potranno migliorare. Voi vedete voi stessi come una regina di spade, quindi ecco, non avete più mezzi termini, se avete sopportato delle cose ora non le sopportate più e siete molto anche diretti nel parlare e nell'esprimervi. Quello che potete fare o dare al rapporto è un 6 di bastoni, quindi chiaramente andare dritti verso l'obiettivo, qualunque esso sia. Se l'obiettivo è all'interno della coppia, benissimo, sapete cosa volete e sapete anche come ottenerlo. Se invece l'obiettivo si tratta di far sentire all'altro la vostra mancanza perché l'altra persona ha mancato di qualcosa, ecco che siete anche. Cominciate piano piano ad essere anche disposti a fare questo, a far sentire all'altro la vostra mancanza prendendo le giuste distanze quando non vi sentite appagati. L'altra persona ha un 9 di bastoni rovesciato, quindi l'altra persona vede se stesso come qualcuno che in effetti sta mollando la presa, ovvero sta cominciando a capire che
contano anche le vostre esigenze e quindi si sta rendendo conto che se ci tiene a voi deve necessariamente scendere a compromessi e non può essere chiuso, non può esserci un blocco nel dare, nel ricevere o nel fare, ma bisogna aprirsi. Quello che potrebbe fare o dare il rapporto è la carta degli amanti rovesciata, cioè in fondo l'altra persona non ha scelta, siete voi che avete scelta. L'altra persona può solamente cambiare i propri comportamenti e lasciare che voi scegliate cosa fare. Ed ecco qual è la carta che vi porta a vincere. Non lasciate scelta a chi l'ha sempre avuta, cominciate ad avere voi la situazione nelle mani. Come voi vedete il rapporto come la luna rovesciata è quello che volete un 4 di coppe rovesciato. Dunque, voi avete chiara la sensazione che ci sono troppe cose non dette, troppe cose, troppi discorsi che non sono stati fatti apertamente, troppi segreti per qualcuno di voi, troppe emozioni non espresse ed è assolutamente arrivato il momento di modificare le dinamiche e di cercare qualcosa di diverso, fare qualcosa di nuovo. L'altra persona, idem, perché vede il rapporto come la papessa rovesciata e vorrebbe il fante di denari rovesciato. Quindi anche l'altra persona è consapevole del fatto che ci sono troppi segreti e troppe cose non dette. E questo non può andare bene, non può portare a una guarigione nel rapporto. Quindi ecco che bisogna trovare nuove strade, bisogna trovare nuovi canali di comunicazione e il coraggio di parlare per qualcuno di voi. Gli angeli vi dicono prudenza e riflettete prima di agire, quindi sicuramente avete le idee chiare, sicuramente avete il potere per agire, ma siate prudenti e riflettete bene sulle vostre mosse, quindi non siate avventati. Non andate troppo d'istinto, più che altro ecco, voi dovreste usare la testa. Ad ogni modo, per una lettura privata o per una sessione di life coaching potete inviarmi un'email a vocidagliangeli@gmail.com, altrimenti ci vediamo alla prossima lettura.